ministeri italiani sotto attacco degli hacker russi e cinesi. Un'inchiesta del quotidiano Repubblica svela le falle nei sistemi informatici di esteri e difesa, e non solo. Tra il 2013 e il 2016 sono stati rubati dati anche alla rappresentanza italiana a Bruxelles. Le intrusioni hanno permesso di sottrarre dati sensibili, i messaggi inviati dalle sedi diplomatiche sulle crisi in Siria e in Libia con riferimento agli interessi italiani in Tripolitania, i documenti facenti riferimento alle sanzioni alla Russia, i contenuti delle riunioni tra i ministri della difesa europei, ma anche le carte sui negoziati per il raddoppio del gasdotto Nord Stream e le attività di addestramento della NATO. Nel giugno del 2016 sono stati violati anche i sistemi dell'aeronautica militare nei server che conservano i segreti dell'F-35. Dietro queste operazioni ci sarebbe APT-28, un'organizzazione russa molto nota e composta dai migliori hacker del paese e di cui si sospetta una dipendenza diretta dal Cremlino. Si tratta probabilmente degli stessi che hanno hackerato il server del Partito Democratico durante le elezioni presidenziali statunitensi. Nel marzo scorso il Ministero della Difesa italiano ha ammesso i ritardi di preparazione sulla cyber security, annunciando l'arruolamento di hacker.